Eccoci qua, altra puntata di Garage P360. Siamo qua per voi, fare un po' di attività. Il nostro canale YouTube è abbastanza pieno di corsi, tutte le misure, corsi express, corsi un po' più complessi, corsi gag, quindi vi invito a visitarlo e a fare un po' di attività con noi. Iniziamo a fare un po' di riscaldamento, dopodiché useremo delle bottiglie per fare le attività tenute, quindi avremo la bottiglia tenuta in questo modo, i gomiti verso il basso, andremo a fare delle cose di questo tipo, ok? Da una parte o dall'altra, destra e sinistra. Prima di fare tutto occorre sempre fare un po' di riscaldamento, quindi 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tallone al gluteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step up, chiudo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 giù, punta, 4, 2, pallone al gluteo, 4, 3, 2, step touch, 4, 3, 2, 1, su, 4, 3, 2, torniamo giù, 4, 4, 3, 2, tallone al gluteo, 4, 3, 2, step touch, 4, 3, 2, 1, ginocchia su, 4, 3, 2, giù 2, hop, hop, tallone, hop. Step touch, su, ancora due giù, tallone, hop, chiudo, hop, su, ancora due serie, tallone, step touch, su, siamo giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pugno destro avanti ora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, su e 8, 6, 5, 4, 3, 2, 4 avanti, 4, 2, andiamo su, 4, 3, 2, ancora giù, 4, e su, giù, così, su, ancora due serie, e giù, giù,
l'ultima, su, siamo qua, tacco punta, pam, 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 uno, e stiamo giù, ginocchia parallela, appoggio sopra le articolazioni, prendo la punta e tiro, qua, tre, due, giù bene, scendo, ginocchio, tallone in linea, appoggio ginocchio dietro, ok, vengo su, dall'altra parte, scendo, salgo, sempre ginocchia parallele, prendo, ok, vengo sul piano, wow, bene, iniziamo, bottiglia, quindi impugniamo la bottiglia in questo modo, in modo che i gomiti guardino verso terra, le gambe sono un po' divaricate appena oltre le vostre gambe, le vostre anche, la punta guarda verso l'esterno, quindi iniziamo a fare 8 tempi, le serie sono da 8 tempi, quindi faremo 2 tempi da 4, lento giù e lento su, ok? Poi 3-1, quindi 3 scendo, 1 salgo, 2-2 vuol dire 2 scendo, 2 salgo, molleggio, 3 molleggi giù e 1 su, stiamo giù, 1 stop e vengo su, ok? Poi iniziamo le sequenze, ci siamo? Pronti? 5, 6, 7, piano, 4, 3, 2, su piano, 4, 3, 2, su piano, 4, 3, 2, su piano, pam, pam, 3, 1, scendo 3, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, su, 3, 2, 2, 2, 2 scendo, 2 salgo, 2 scendo, 2 salgo, 2 scendo, 2 salgo, 2 scendo, 2 salgo, molleggio, 3, 2, e su, pam, 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 su, va, su, siamo giù, uno stop e le stop, salgo, salgo, scendo, stop, salgo, salgo, scendo, stop, salgo, salgo, scendo, stop, salgo, salgo. A questo punto la gamba destra va dietro, scendo dietro, ok? Quindi uno, appoggio, due, 3 e poi ritorno, 4 tempi, 1, 2, 3 e 4, ok? Lo rifacciamo 8 volte e poi andiamo lateralmente, pronti? 5, 6, 7 and 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Ancora, dai. Hop. Hop. Così. Hop. Siamo qua. Ok. Ora andiamo lateralmente, lato destro, apro l'esterno, scendo e ritorno. Quindi è 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok? 8 tempi così. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ancora, dai.
spalle, combiniamo insieme, siamo 4 dietro e 4 laterali in questo modo, pronti? Ricordatevi sempre la bottiglia in mano, i gomiti guardano verso terra, 5, 6, 7, and 1, 2, e ancora, up. Ancora, up. Ancora uno, fuori esterno destra, 1, e su, up. E su, e su, up. Ancora dietro 4 e qua 3 così 2 1 laterale e 1 e su 2 e dietro 2 up e pam laterale 2 dai scendo salgo chiudo lato scendo salgo dietro 2 ancora pam up. Così fuori 2 up dietro 2 ancora e fuori 2 siamo quasi alla fine dai fuori scendo salgo l'ultima dietro 2 ancora l'ultima fuori pam scendo salgo su scendo ok bene questa posizione apro leggermente andavamo un po' oltre le vostre anche quindi apriamo un po' l'esterno sposto il tallone sposto la punta appoggio sul tallone manteniamo sempre la bottiglia in mano i gomiti guardano sempre il movimento 4 tempi scendo piano e 4 salgo per 2 volte poi ripetizioni 3-1 2-2 molleggio e uno stop ci siamo? Pronti? Five, six, seven, quattro, tre, due e su, su, su ancora giù, 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 giù su, su, su 3-1 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 2, pam, pam, su e giù, giù, su, su, giù, giù, su, su, giù, giù, su, molleggio, pam. E su 3 2 1 e su 3 2 1 su 3 2 1 siamo giù uno stop salgo salgo giù stop salgo ancora due così dai pam su su e su ok facciamo la gamba sinistra ora andiamo indietro 8 volte e poi laterali ricordate appoggio scendo salgo e su ok pronti e 1 2 3 e hop e hop dai hop ancora 4 ancora due laterale 8 appoggio scendo salgo chiudo appoggio scendo
salgo, chiudo, appoggio, scendo, salgo, chiudo, appoggio, scendo, salgo, chiudo, ancora 4 e 3 e 2 e 1, andiamo indietro, 4 e 4 laterale, 4 4 su, fuori, scendo, salgo, su, fuori, scendo, salgo, su, fuori, scendo, dietro, 4 e 4 3 2 1 fuori, 4, a tempo, appoggio, scendo, salgo, chiudo, appoggio, scendo, salgo, chiudo, appoggio, scendo, salgo, ancora 1, 4 ancora dietro, dai, bam, pensavo 2, 2, dai, fuori 2, e dai, voglio fare sempre di più. Dietro 2, dai, ha. Fuori, appoggio, scendo, salgo, su, appoggio, scendo, salgo, dietro 2, pam, così, fuori, ha. Ha. Dietro 2, fuori, appoggio, scendo, salgo, chiudo, appoggio, scendo. L'ultima serie, pam. Su. Fuori due. E l'ultima. Ok. Adesso, sempre con la bottiglia in mano. Eravamo in questa posizione un po' oltre le anche, siamo stati in wide e ora aumentiamo di più, wide. Quindi siamo più aperti, lavoriamo con il peso sui talloni, maggiormente con i glutei e i bacini, il bicipite femorale, quindi attenzione, portiamo il peso indietro, dovete sentire il peso sui talloni mentre scendiamo, ok? Ci siamo? Stessa dinamica di prima, due tempi da 4 scendendo lentamente, salendo, 3, 1, 2, 2, molleggio e uno stop. Pronti? Bottiglia, gomiti che guardano verso il basso. Andiamo a tempo. 5, 6, 5, 6, 7, 4, 3, 2, e su, 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 ancora, scendo, 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 e salgo, 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 3, 1, 3, 2, 1, e salgo, 3, 2, 1, e salgo, 3, 2, 1, salgo, 3, 2, 2, 2, scendo 2, salgo 2, scendo 2, salgo 2, scendo 2, salgo 2, scendo 2, molleggio, ora 3, 2, 1, salgo, 3, 2, 1, salgo, 3, 2, 1, salgo, 3, 2, 1, stop, ora qua, giù, stop, salgo, salgo, giù, stop, salgo, salgo, giù, stop, salgo, salgo, giù, stop, salgo, salgo. Ok, bottiglie in mano sempre, usiamo entrambe le bottiglie, siamo pronti,
le gambe sono leggermente divaricate, appena unte le vostre anche, punta che guarda verso l'esterno, scendo e salgo, ok? Quindi scendiamo, mentre saliamo salgono anche le braccia, 8 volte, all'ottava volta andiamo indietro e facciamo un po' di tricipiti, ok? Pronti? Appoggiate bene le bottiglie qua. 1 and 1 2 3, dietro 4, giù 4, dai 4 3 2 1, dietro 4, 3 2 2 soli, scendo, salgo, scendo, dietro, pam, pam, ancora 3 volte, vai, e dietro, ancora 2 volte, l'ultima, singolo. Facciamo lo singolo, dai, scendo, salgo, dietro e scendo, salgo, dietro e scendo, salgo, dietro e scendo, ancora 4 volte, forza, e hop, ancora 3, ancora 2, l'ultima, wow. Yeah! Spalle? Ok, bravi! Questa prima fase è terminata, ma andiamo subito a fare un po' di esercizi a terra e facciamo un po' di addominali. Ok, quindi ci siamo. Avete il tappetino? Prendete la bottiglia da 1,5 litri. Prepariamoci a fare un po' di Russian. Ok, bottiglia in mano, alziamo le gambe se riusciamo, oppure chi non riesce appoggia i talloni, però mantiene sempre una contrazione addominale, ok? In modo che ci sia contrazione addominale mentre facciamo i rassi. 3 serie da 8, poi io la terza serie vi faccio una sorpresina, ok? Pronti? 5, 6, 5, 6, and 1. 4 5 6 7, ancora 2 serie, 1 2 3 4 5 6 7, l'ultima serie con sorpresa, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5. Mi sono incantato, non c'è nessuno apposta, lo sanno bene chi fanno i miei corsi, le sorprese sono sempre pronte per tutti. 5 5 5 5 5, 5. 8. Ok, wow, scarico un po' la schiena, andiamo poi in avanti. Bene, adesso la
appoggio, un po' indietro, quindi appoggiamo indietro, siamo sempre in contrazione addominale, le gambe, spinta con il tallone, le ginocchia vanno verso il petto e poi stendo bene, ok? A tempo di musica, pronti? Tempo, 5, 6, 7, and 1. Ancora due serie. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ancora una serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carico la schiena, andiamo in avanti. Ora per compensare andremo a fare un po' di crunch, quindi andiamo su, pini a terra, schiena a terra, il tratto lombare bene, tocca a terra, ok? Tutto bene, deve toccare a terra. Oh, per fare in modo che tocchi tutto a terra, solleviamo un po' le gambe, in modo che il tratto lombare sia tutto a terra. Hanno delle regole molto basiche: gomiti aperti, lo sguardo fisso al soffitto e il mento lontano dallo sterno. Ok? 3 serie da 8. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ancora due serie. 8. 5, 4, 3, 2. Ancora una serie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relax, 4 secondi, stiamo qua. La seconda serie di addominali con i crunch è composta da un combinato, vuol dire che faremo 3 crunch al terzo crunch. Fatto il terzo crunch, le braccia passano lungo i fianchi, fanno d'appoggio, sollevo 3 volte le gambe in questo modo, ok? Lo facciamo piano una volta. Pronti? Piano qua. Salgo, 1 e ritorno. 2, ritorno. 3, mentre scende la testa, le braccia vanno giù. E poi 1, 2 e 3. Sono 3 movimenti molto veloci, ok? Ci siamo? 3 serie da 8. Pronti qua? 5, 6, 7, and 1. Ancora 5, dai, su, 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 braccia, pam, 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 ancora 4, dai, dai, pam, 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 ancora 3, ehi, dai, 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 ehi. Torno ancora all'ultima. Up. Su, su, su. Ok. Bene. Un attimo di relax. Avete visto che io all'ultima non ho fatto l'esercizio di
mettere le braccia, perché si può fare anche in questo modo mantenendo la tenuta, ma è meglio mettere le braccia per bloccare il movimento e per fare in modo di fare una leva diversa, ok? Dovremmo avere gli addominali ben sviluppati per farlo senza assenza di leva, ok? Bene, diciamo che possiamo fare ancora due serie così o una modifica. Faremo le ultime due serie, invece di farle in questo modo, le facciamo in un altro modo. Cioè, alziamo le spalle, le gambe si aprono un po', da questa posizione apro, tocco esternamente, poi chiudo e vengo su. Ok? Tocco, tocco, chiudo e apro. Quindi una serie da 8 la faremo così e poi ripetiamo il primo, quindi 3 crunch e 3 slanci verso l'alto, ok? La facciamo piano questo una volta e poi lo riprendiamo. Pronti? 5, 6, 7 and 1, 2, 3 and 4, ok? 5, 6, tempo and pam 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 e 1 pam 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 2 tocco tocco chiudo stendo 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 tocco tocco chiudo ancora uno dai pam 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 dai ancora uno ancora uno dai 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 ancora uno forza ok stop wow prendiamo la prima serie, 3 crunch, braccia e poi su 3 volte le gambe, 5, 6, 2, 3, torna, su, e pam, ancora, su. Ancora 4 volte. Torno. Pam. Pam. 3. Pam. 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 Ancora 2. Braccia. Su. 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 Torno. Dai. Ancora uno, forza, 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 l'ultimo, dai! Dai che sono facciamo! Ehi! Oggi i conteggi, meglio evitarli. Ho troppa energia da vendere. Andremo avanti ancora all'infinito, ma gli addominali non sono tutta la parte che dovremmo fare oggi. Quindi andiamo a fare un po' di glutei. Perché glutei e addominali sono fondamentali per tenere su la nostra colonna vertebrale, quindi posizionatevi per i glutei, pronti? Sono un po' in pendente, scusate ma sto scivolando io. Ok, 8 slanci, slancio così, ok? Attenzione bene, gomito, spalle in linea, sulla gamba, quando arriva l'ottavo ginocchio e gluteo in linea, ginocchio alla testa del gluteo, spingo verso l'alto, ok? 8 volte. Quando conto un tempo sono 2 ripetizioni, quindi diventa 1, 2, ci siamo? Pronti? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, otto, sette, sei,
5, 4, 3, 2, 1, torno a 4, 4, 3, 2, 1, e 4, 3, 2, 1, torno. Su 4, pam, pam, dai, 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 torno 2, serie da 2, salto, stiamo, su, torno 2, 2 slanci, e stiamo su, spingo, 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 torno ancora 2, pam. L'ultima, slancio, slancio, su, 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 stop, appoggio, scendo bene, siamo qua qualche secondo e poi iniziamo l'altro gluteo, perché la brutta notizia è che abbiamo due glutei, la bella che abbiamo finito comunque un lato, ma occorre fare anche l'altro. Pronti? Posizione. Ok, ricordo sempre 8 slanci, all'ottavo slancio spingiamo verso l'alto, pronti, torno 4, slancio, 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 giù 4, dai, spingo, 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 torno 4, dai, ancora, su, 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 spingo, 4, 3, lancio 2, torno, spingo su, stiamo, su, 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 torno, slancio, stiamo su, spingo, 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 ancora 2 serie, dai, spingo, su, 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 l'ultima, dai, così, pam, pam, pam. Ok, giù, relax. Stiamo qua, qualche secondo. State lì in posizione, cambio musica, perché per lo stretching è meglio fare una musica un po' più lenta. Ok. Stiamo giù, in relax. Un braccio passa sotto. Tentiamo di toccare con la fronte più sul tappetino. Rilassiamo la spalla. Braccio ritorna, va in avanti con l'altro, stiamo giù. Il braccio passa sotto, stiamo giù in appoggio.
ritorno, entrambe le braccia davanti. Questo piano. Polso, gomito, spalle in linea. Apro leggermente anche le gambe. Abbiamo diversi movimenti da fare. Quando inspiro, il mento l'avvicino allo sterno, inarco la schiena e muovo il bacino in retroversione. Quindi inspiro, mento, schiena, bacino. Espiro, rilascio il bacino, scende la schiena e il mento si distanzia dallo sterno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultima volta rimaniamo col bacino in retroversione. Scendo indietro, appoggio sui talloni, sposto le braccia dietro, allungo bene il corpo. Ok, torno piano, andiamo supini, iniziamo a strecciare un po' i gluti, allunghiamo braccia e gambe. Diretta è sempre così, le bottiglie cadono. Oh. Porto una gamba al petto, stiamo qua, rilassiamoci, respirate, sollevo l'altra, questa gamba l'appoggio, apro il ginocchio. Levo bene, braccio interno, braccio esterno, prendo e tiro. Iniziamo a strecciare il gluteo. Si streccia il gluteo della gamba piegata. Ok? Il piriforme. Rilascio, appoggio. Scendo giù, con entrambe le gambe ancora. Altra gamba, su, appoggio, stiamo qualche secondo, porto sull'altra, appoggio, apro il ginocchio, sollevo, braccio esterno, prendo e tiro, rimaniamo a terra con la testa e con le spalle, appoggio, appoggio, iniziamo a fare un po' di stretching, quindi piego una gamba, l'altra gamba rimane a terra, il ginocchio a terra, inspiro, espirando allungo, pronti? Inspiro, espirando giù. Inspiro, ritorno, apro l'altra, chiudo, mi dirigo verso la gamba che è a terra, inspiro, espirando scendo. Inspirando ritorno lentamente, apro ancora, okay. Mani davanti a voi, venite in avanti lentamente, piano piano, fino a che non sentite tirare un po' qua,
quando tira, ma non deve fare male, vi fermate. Ok, state in posizione, respirate. E stiamo in questa posizione qualche secondo. Cosa importante è che la vostra schiena sia dritta. Ciò vuol dire che il tratto cervicale dorsale deve essere in linea. Quindi dovete stare in una posizione che sia corretta. Non mi interessa che facciate questo per tentare di andare in avanti, perché tanto deve scendere, questo punto deve scendere in avanti, la pancia deve scendere, e quindi occorre che la vostra schiena rimanga dritta. Inspirando ritorno lentamente, ogni volta che inspiro ritorno, ok, man mano ritorno, arrivo a un punto, piano piano sposto il peso indietro, le gambe sono libere, prendo le articolazioni da sotto, sollevo, avvicino il bacino di tallone sollevandolo, prendo le caviglie o le punte, l'importante è che le spalle siano ben aperte, le scapole sono chiuse, inspiro, espirando spingo verso il basso, mantengo la spinta delle ginocchia verso terra, quindi butto fuori l'aria e spingo le ginocchia a terra, e stiamo in spinta. Ok, rilascio, inspiro espirando a lungo, giù bene, torno su, lascio cadere braccia, spalle, testa, vengo su lentamente. Inspiro, fuori l'aria. E anche oggi la lezione è terminata. Io vi saluto da GarageFit 360 by Ivan the Terrible. Io sto a casa e tu bye bye.